Cari connazionali, sono Mauro Battocchi e sono l'ambasciatore italiano in Cile. Mi rivolgo a voi in un momento molto complicato. Sapete bene qual è la situazione globale della pandemia di coronavirus. Anche in Cile, purtroppo, la pandemia ha preso avvio. Dobbiamo usare grande prudenza e dobbiamo naturalmente cercare di utilizzare tutte le misure che il governo cileno ha adottato per fare fronte a questa emergenza. L'eroismo dei nostri connazionali, del personale medico, di tutti coloro che sono impegnati in prima linea nella battaglia contro il Covid in Italia, deve insegnarci molto su come deve essere un atteggiamento responsabile da parte nostra anche in questo paese. Vorrei informare che nel corso di questa settimana, e troverete tutte le informazioni sul sito della nostra ambasciata, la Farnesina ha organizzato, in collaborazione con la compagnia Neos, un volo speciale per riportare in patria tutti i viaggiatori temporanei in Cile, cioè gli italiani che sono residenti in Italia ma che si trovano qui temporaneamente. Sappiamo bene che è difficile in questa fase raggiungere l'Italia tramite la rotta commerciale via San Paolo del Brasile. Per cui tutti coloro che desiderano far rientro in Italia sono invitati a utilizzare questa opportunità che la Farnesina mette a disposizione. È un invito particolarmente forte per coloro i quali non hanno una copertura per pandemia della loro assicurazione sanitaria. Non correte rischi, utilizzate questa opportunità. Guardate il sito dell'ambasciata per utilizzare questo volo speciale. Cari amici, l'Italia ogni giorno ci dà motivi di orgoglio. Vediamo quello che sta avvenendo nel nostro paese e quante storie ci destano ammirazione, anche nella popolazione cilena, anche rispetto a tante persone con cui noi abbiamo a che fare in questo paese. Cerchiamo di essere anche qui all'altezza di questa grande sfida, comportandoci secondo le regole indicate dalle autorità sanitarie nazionali cilene e naturalmente utilizzando il più possibile il distanziamento sociale. Sappiate che la rete della Farnesina e l'ambasciata sono a vostra disposizione e ci mettiamo al vostro servizio per ogni eventualità che vi debba riguardare. Vi mando un caro saluto e rimaniamo in contatto sperando di poterci stringere presto la mano. Saluti a tutti.